Ciao ragazze, allora oggi video haul. Questa settimana ho ricevuto un pacco dalla mia amica Mara e, dove mi ha spedito praticamente dei prodotti che ho acquistato io tramite una ragazza, insomma, che conosce Mara, che vive in Germania. Ho acquistato alcuni prodotti della Dark Romance e della Celtica o Celtica di Catrice. E poi vabbè, quella pazza mi ha mandato un botto di roba. Ho detto ti ho fatto qualche pensierino, ma mai all'idea di tutta sta roba. Cioè, Mara, tu sei una pazza, io ti mando un bacio grande e veramente grazie. E inizio col farvi vedere cosa ho preso della collezione di Catrice, la Celtica. Ho preso ovviamente il celeberrimo illuminante o cipre illuminante. Vabbè, il packaging, ragazzi, è favoloso, ormai l'avrete visto da tutte le parti, però io solo oggi, cioè solo questa settimana qua l'ho ricevuto ed è molto molto bello, sembra quasi un prodotto della Guerlain, un prodotto di alta profumeria, sia per quanto riguarda il packaging che la trama che ha questo prodotto, è davvero stupendo. Come scrivenza, diciamo, non è il massimo, cioè questa è la scrivenza del prodotto, cioè non è che non scrive, però sulla mia tipologia di pelle e anche a Mara, devo dire la verità, ha detto non è che scrive granché, cioè secondo me è più da utilizzare come cipro illuminante che come illuminante, perché vedete non è che illumina granché, parliamoci chiaro. Ha un odore buonissimo, davvero buonissimo, molto caramelloso, spettacolare. Il packaging è spettacolare, anche se diciamo non è da utilizzare come illuminante perché non illumina tantissimo. Come cipro illuminante, secondo me è molto carina perché non ha dei grossi glitter all'interno, quindi non fa quell'effetto finto. Secondo me è davvero carino. Lo devo ancora provare perché davvero non ho avuto modo di provare tutto. Però sono super curiosa, quindi lo devo provare e vi farò sicuramente sapere. Allora, metto da qua, se no mi confondo con le cose che vi ho fatto vedere o non vedere. Poi ho preso il blush e mi pento di questo perché ho preso il Cream Tube Powder Blush nella colorazione 02 Peach e Harmony. È un color albicocca, vedete? Però è molto molto chiaro per la mia carnagione, cioè praticamente questo blush è inesistente sulla mia persona. Sulla mia persona, vedete? Non si nota minimamente, cioè, vedete? Dovrei utilizzarlo solo come, vedete, eccolo qua. Dovrei utilizzarlo solo come base, perché davvero una volta sfumato è inesistente. E mi sono pentita di averlo preso perché faceva anche un'altra colorazione che era un fucsia, però dato che sono piena di blush, diciamo, rosati, non l'ho presa e me ne pento perché questa qui non si nota proprio, quindi devo utilizzarlo sicuramente come blush, cioè come base per qualche blush pescato, sicuramente insomma è un'ulteriore base. Mi dispiace perché insomma dalle foto, perché questi prodotti qui in Germania sono arrivati a dicembre tipo, qui sono arrivati a febbraio, ma lì già c'erano e quindi dalle foto mi sembrava carino, cioè in realtà è molto molto carino, però è più adatto a una ragazza che ha una carnagione chiara rispetto alla mia, quindi pazienza. Poi, per quanto riguarda la Dark Romance, ho preso l'illuminante. Allora, sicuramente un prodotto che mi ha colpito tanto della Dark Romance è l'illuminante ed è lo 01 Light Up. È un illuminante spettacolare, già l'ho utilizzato come potete vedere. E praticamente all'interno ha tutte perlescenze rosate, è molto molto pigmentato e fa un bellissimo effetto sul viso. L'ho utilizzato ieri, cioè ve lo swatcho, ma comunque non rende. Cioè, questo qui soltanto in foto è questo, ma tutte perlescenze cangianti rosa. Davvero spettacolare questo illuminante qui ed è duraturo. Ieri che era San Valentino l'ho utilizzato ed è durato tantissimo. Sono molto contenta di questo acquistino qui. E ho preso l'illuminante, il rossetto che è quello lì che ho sulle labbra ed è
Dark Romance Lipstick, lo 01 Red Romance. Ed è questo colore che mi vedete sulle labbra, bellissimo. Ha un finish sheer, sembra matte perché ho girato un altro video, quindi a furia di parlare si è mattificato il rossetto. E poi un altro prodotto che mi sono pentita di aver preso è questo blush in mousse della Dark Romance, perché diciamo è la mezza pippa. Ricorda moltissimo il blush della Tribal Summer, di quella consistenza strana, molto molto siliconico e poco scrivente. Ecco, questo è lo stesso. L'unica cosa figa è il packaging, perché tiene tipo tutto il pizzo attorno. Dio santo, si apre, porta la protezione, mi è caduto tutto. Questo è il colore, però ha una consistenza in mousse, ma è strano. Vedete? Poi lo vado a sfumare, vi faccio vedere come, non dico che scompare, però non lo so, non mi piace, è strano, ha una consistenza strana, vedete? È tipo viscido, non lo so, non mi piace, mi sono pentita di averlo comprato, sinceramente. Voglio dire, che cacchio me ne faccio di sto coso. È come quello della Tribal Summer, che io odio con tutta me stessa, è proprio brutto, veramente di un brutto allucinante. Un attimo solo, mi sono portata anche le salvettine, perché comunque vi faccio vedere un pochettino i prodotti, quelli là diciamo più carini, svozzati. Poi ovviamente se vi interessa qualche prodotto in particolare me lo scrivete e vi faccio un video a parte. Io cioè mi sono pulita le mani, ma il dorso della mano no, babbea che sono. Poi della Dark Romance invece Mara mi ha regalato la palettina e il blush, sentami, e il gloss. La palettina è questa, è quella lì, la colorazione 02 A Romance to Remember, con i verdi e i viola. Se riesco ve la apro, questa qui. Cioè, questo verde che è spettacolare, po' bello. Ancora non l'ho provata perché vi ripeto, ho un sacco di prodotti, insomma, da provare. Poi c'è questo viola con perlescenze rosa, ho un color top e quest'altro grigiolino tutto riflessato, pieno di un po', insomma, di glitter. I colori sono davvero molto molto carini. E poi mi ha regalato questo gloss che è già utilizzato come top coat sopra un rossetto, e l'effetto è davvero figo. Praticamente ha le stesse perlescenze dell'illuminante, quindi è bianco con delle cangianze rosa ed è davvero super, ha un odore buonissimo, non appiccica, cosa importante, è davvero bello. Si chiama 02 Light Up, troppo troppo carino. E questi me li ha regalati Mara. Poi, diciamo, degli acquisti che ho fatto io, se non sbaglio, sono finiti, se non questo rossetto, che non mi ricordo sinceramente la collezione, ed è della Catrice, ed è il C01 Charleston Fame. Vabbè, non si leggerà mai. Comunque, è un bellissimo fucsia, che ovviamente sembra rosso, ma in realtà è un fucsia molto molto acceso ed è un matte, diciamo, satinato, molto molto bello. Questo qua l'ho indossato, cioè, per prova, è davvero molto carino e secondo me molto molto duraturo, perché già ho dei rossetti sempre di edizioni limitate di Catrice che hanno più o meno questa consistenza qui, questo finish qui, e durano tantissimo, quindi sono troppo contenta del mio acquisto. E con i prodotti, insomma, che ho acquistato io, insomma, sono finiti, se non erro. E adesso vi faccio vedere cosa mi ha comprato quella pazza di Mara. Allora, inizio con l'illuminante, questo
stupendo, perché io praticamente Mara gliel'avevo visto a lei questo illuminante qui, ed è quello della edizione limitata di Essence, della Love Letters, ed è un illuminante color pesca spettacolare. Questo qui dà una luce sul viso spettacolare davvero, ed è lo 01 Love Poem. Prima di tutto adoro tutte queste scrittine che ci stanno su, ma è proprio bello l'illuminante. È un color pesca pieno zeppo di glitter oro, spettacolare. Cioè, è proprio spettacolare. E quindi sul viso dà tutto questo effetto praticamente pesca con dei glitter. No, è troppo bello perché io già l'ho provato, dà un effetto troppo bello. E niente, sono troppo contenta. Infatti si vede che un pochettino la scritta si è cazzi sono cancellate al centro, ma è proprio bello. E insomma, sono contenta che me l'ha preso, non me l'aspettavo proprio, sono rimasta a bocca aperta perché lei ce l'aveva, mi ha mandato la foto, ho detto "Ah, che bello, molto carino, speriamo che lo riesco a trovare". Me l'ha preso, è una pazza, una pazza. Poi un altro prodotto che altri due prodotti che mi hanno lasciato sbigottita per la bellezza. Allora, è questo blush della Coast ed è il Silky Blush della Coast, il fard seta nella colorazione numero 4 ed è un color pesca, raga, spettacolare perché è perlato. Questo, come potete vedere, è il colore ed è super scrivente. E dà dei riflessi all'interno rosati, cioè stupendo, stupendo, cioè bellissimo. Vedete quanto è scrivente? Troppo, troppo bello. Ho perso qualcosa. Poi mi ha mandato, questo qui me l'ha regalato sempre lei, tramite la ragazza tedesca è riuscita anche a trovarmi questo blush qui della Metal Glam, che è stupendo ed è quello che ho indosso, che funge anche da deluminante, vedete che bell'effetto glow che dà, è spettacolare questo blush, sono troppo contenta. Vi faccio vedere, purtroppo non rende, perché questo tiene delle perlescenze all'interno, raga, spettacolare. Spettacolare. E poi c'ha 25 ml di prodotto, quindi un botto di prodotto. Vedete come brilla? Spettacolare. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Cioè, le candenze non si notano, però si nota questo effetto glow che ha. È troppo, troppo bello. Secondo me, questo in estate sarà il mio prodotto top. Si può dire. In estate dà una botta di vita sull'abbronzatura. Non vedo l'ora di provarlo in estate, sinceramente. E poi mi ha mandato questi altri due prodottini qui della Catrice, che sono dell'edizione limitata. Non lo so. Thrilling Me Softly. Credo che sia un'edizione limitata. Comunque è un blushing stick fighissimo. Stupendo. Troppo troppo bello. Cioè, in realtà qui sembra fluo, ma non è così. Questo è il colore. Vedete che bello. L'ho già provato, è troppo troppo carino e l'ho utilizzato insomma come base per altri blush in polvere, è troppo troppo carino. E poi mi ha regalato questa tinta, questo gloss rossetto liquido, diciamo a lunga tenuta ed è lo 01 Innocent. Vi dico, insomma, ve lo dico a voce perché tanto non si vede, non si vede per quanto insomma è scritto piccolo. E questo qui è lo 01 Feverish. 01 Feverish. Comunque lo 01 di questi. E questo qui, insomma, è un glossino sul rosino molto molto semplice, abbinato al blush, praticamente lo stesso colore. Molto molto carino, già l'ho provato e devo dire la verità, essendo un rossetto liquido, dura abbastanza, un po' appiccicaticcio, però devo dire ha una buona durata. E anche il blush l'ho provato, è troppo bello. E anche questo qui, secondo me, sull'abbronzatura è troppo fico perché ha questo rosa bello forte all'interno. Io mi pulisco perché sennò non ce la faccio a far vedere tutto. Vi faccio vedere, insomma, quello che mi ha colpito di più, la verità, perché sennò non ce ne usciamo.
Poi della Catrice mi ha mandato una palettina stupenda, cioè stupenda, ed è fa parte delle palettine Absolute Eye Color ed è la 080 Yellow Submarine, una roba del genere. Eccola qui. E ha questi colori spettacolari, questi tipo color top marroncini che io adoro. E questo qua non l'ho ancora swatchata, la swatch insieme a voi. Wow, quanto è bello! Tiene tutti i glitterini all'interno, questo grigio spettacolare. Che bello! Praticamente è un grigio con pearlescenze oro, cioè stupendo. Vedete quanto è luminoso? Stupendo! Adoro! E comunque niente, sono contenta, questa qui è stupenda, sta palette. Poi mi ha mandato questo ombrettino della Catrice, sempre di un'edizione limitata, ed è la Friche Se S-Chic, S-Chic, comunque lo 02 All Real Gold, ed è questo qui che ho sulla palpebra mobile. Questo già l'avevo visto da Valeria, Trucchino 100, ed è stupendo, c'è una scrivenza spettacolare, vedete? Adoro. Eccolo qua. Spettacolare. Poi, un'altra palette c'è, degna di nota, e questa qui l'ho utilizzata per il look di San Valentino insieme ad un'altra. È una palette della Winnie, questa marca qui. Ma gli ombretti, raga, sono di una scrivenza spettacolare. Cioè, questo è il viola. Rendetevi conto, che scrivenza assurda. Sono, a parte che sembrano cremosi questi ombretti, vedete? Questo qui è un viola con pearlescenze blu all'interno. E poi vi faccio un altro swatch con un altro colore. Vi faccio al limite il fucsia. Eccolo qua. Questo è il fucsia, cioè, rendetevi conto che bellezza. Poi, vediamo un po'. Fatemi pulire. No, mi ha mandato un botto di roba quella pazza, vi giuro. Mi ha mandato questa palettina della Paris Memories, che ho utilizzato il bianco che all'interno tiene delle pearlescenze dorate, molto molto carina. E questa qui non ha il numero, o la 21, non lo so. Comunque è questa, forse la 21, con le tonalità del marrone, insomma. Poi un'altra palette che ho utilizzato per il trucco di ieri è questa qui della Yes Love, che ha tutti, diciamo, tutti ombrettini con il viola. Questo qua è stupendo, l'ho utilizzato tutta la palpebra mobile ieri, è spettacolare. L'ho utilizzato pure bagnato, non so se si poteva fare, però è stupendo. Vedete? Spettacolare, proprio bello. E trovo che salta moltissimo gli occhi verdi, proprio bello. Poi ho provato questo qui. Mi ha preso anche l'eyeliner della Paris Memories, che avevo sentito Paris Memories, che ho sentito parlarne bene da Gnappette, quindi Mara me l'ha trovato, sono troppo contenta. Diciamo, il tratto è ben deciso, però l'ho provato una volta e mi si è squagliato. Non lo so perché, cioè, non l'ho provato, insomma, per uscire, l'ho messo a casa, poi mi sono buttata sul letto e forse si sarà sfatto, perché, insomma, buttandomi sul letto, ma si è sfatto in una maniera assurda. Questo è il tratto, comunque, come vedete, è un bellissimo nero. Lo devo provare per uscire. Vi farò sapere, insomma, prossimamente, anche perché questa marca costa davvero poco, è una marca low cost, come le palettine che vi ho fatto vedere, che sono stupende. Poi mi ha mandato queste due cosine che io non ho il coraggio di usare. Allora, questa matrioska che praticamente si apre e tiene il glossino dentro, troppo troppo bellina. E la tengo come sulla postazione, come, diciamo, per abbellirla, perché è troppo graziosa, vedete quanto è carina? Troppo troppo carina. E poi mi ha mandato questa cosa troppo sfiziosa, che è un gloss che sa di Coca-Cola, cioè.
Mamma, che odore, stupendo. Non ho il coraggio di utilizzare. È troppo, troppo bellino. Vedete che carino. No, troppo, troppo graziosi queste cose. Io poi con queste pucciosorie vado a nozze. Poi, un'altra cosa pucciosa è questo blush della Rivel, che porta questo piumino tipo coda di coniglio. Vedete com'è fatto? Troppo, troppo bellino. Diciamo, l'ho provato. Vi faccio vedere come funziona. Insomma, va fatto insomma così, va prelevato con questo piumettino. Il colore è molto molto chiaro, devo dire la verità. Non so dove farmelo. Aspettate. Molto molto chiaro, l'ho utilizzato anche ieri. Un rosino molto molto carino. Bello, bello, bello. A parte che il packaging è troppo carino, che porta questo piumettino dentro col fiocchettino, cioè, aspettate, vi faccio vedere. Bellino proprio, proprio bellino. Poi mi ha mandato altri 4 prodotti. Vi faccio vedere questa matita che in realtà è per occhi, però io utilizzerò per labbra perché ha un colore troppo troppo bello. Eccola qua, troppo troppo carina. E questa qui è della Giovi, la numero 20. Non conosco questa marca, però è davvero di un bellissimo colore. È anche morbida una volta scaldata, devo dire la verità. Bella, troppo troppo bella. E poi mi ha mandato un altro rossetto della moda, marca moda, che io adoro. Fa degli ombretti fantastici. C'è anche un rossetto, però è perlato. Questo qui è tipo matte. È questo rosa Barbie spettacolare con perlescenze violacee. Cioè, questo qua secondo me in estate è una bomba, davvero una bomba. Perché sull'abbronzatura spiccherà un botto. Eccolo qua. Troppo, troppo bello. E vi dico subito che numero è. Il numero 119 Lipstick Moda si chiama ed ha una scadenza di 24 mesi. Troppo troppo bellino. Poi mi ha mandato questo rossetto di Debbie che quando l'ho visto sono rimasta stupita. Il packaging è rosa, a differenza di tutti, diciamo, tutti gli altri rossetti di Debbie, è rosa il packaging ed è a due, cioè nel senso ha due colorazioni, vedete che ficata assurda, è fighissimo questo coso. Cioè, da un lato porta il rosa, rosa nude, e dall'altro il rosso. Penso che si possa applicare anche insieme per creare tipo un effetto particolare, però è troppo troppo sfizioso. Cioè, non lo userei, vi giuro, perché è troppo troppo bellino. E questo qui è il 10 I'm a Doll Duo, si chiama. Non so dirvi la linea, sinceramente, di questo rossetto. Ha una scadenza di 24 mesi. Secondo solo. E come ultimo, ma non per importanza, mi ha mandato un Ultimate Shine della Catrice, il 230 The Worlds Grape. Che è un borgogna molto molto scuro che ha un effetto, diciamo, glow. Non è, diciamo, coprentissimo, però vedete, è un bellissimo borgogna. Molto molto bello, molto sheer. Con un trucco nude sugli occhi, secondo me, è un rossetto, diciamo, scuro così. Esce fuori davvero un bellissimo trucco, vedete, molto molto specchiato come effetto. Bello, bello, bello. Ha un packaging particolare, non so se fa parte di qualche linea particolare, perché io ce l'ho un Ultimate Shine della Catrice, me l'ha regalato una mia amica, il packaging è nero. Non lo so se l'hanno cambiato o meno, fatemi sapere. E niente ragazzi, io spero di non essermi scordata nulla, perché sono davvero un sacco di cose. In ogni caso spero che Mara mi perdona. Io vi mando un bacio forte, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!